tutti! Nel tutorial di oggi vedremo insieme come fare questo berretto ad uncinetto. Lo lavoreremo ad uncinetto, ma sembra lavorato a ferri, sia per quanto riguarda il punto elastico che per quanto riguarda il punto di tutto il berretto che simula la maglia rasata. Se lavorato con una lana bella grossa, come questa, è un progetto velocissimo, in un pomeriggio poco meno avete il vostro berretto pronto, quindi ottimo per noi o come regalo. Questo è il punto elastico ed è effettivamente elastico e l'abbiamo lavorato allo stesso modo per il berrettone dell'anno scorso, di cui vi lascio il link nella descrizione del video e qui in alto. Nel tutorial vi mostro passo passo come lavorare il punto elastico e questo punto, che è un punto basso un po' particolare che appunto simula la maglia rasata. Il vantaggio di questo punto ad uncinetto è che si azzerano praticamente i buchi nella lavorazione, quindi se normalmente il problema della lavorazione ad uncinetto, soprattutto per esempio nei berretti, è che restano parecchi buchi e passa l'aria, con questo punto abbiamo risolto questo problema. È già stato collaudato ed è perfetto. Vestibilità ottima, morbido e appunto non passa l'aria. Così come ve lo insegno io, è un berrettino che sta giusto sulla testa, ma se aumentiamo i giri punto su punto può diventare ovviamente un berretto più lungo. Nel tutorial vi spiego come adattare i punti per qualunque misura di berretto e qualunque tipo di lana vogliate usare. Vi mostro anche come cambiare colore sia nei giri punto su punto che nei giri con le diminuzioni. Ma non perdiamo altro tempo e mettiamoci all'opera. Per questo progetto ci serviranno un filato di lana grossa, io ho utilizzato una lana da lavorare con un uncinetto da 9 mm, un uncinetto da 8 mm, un ago da lana, una forbice e due segnapunti. Io ho utilizzato questo tipo di lana, che è appunto un lana e alpaca da utilizzare con ferri o uncinetti da 9 mm. È un filato bello spesso e io ho visto che per la mia mano va bene un uncinetto da 8 mm, ma voi potete utilizzare una qualunque lana e l'uncinetto adatto al risultato che volete. Questo è il risultato che ho ottenuto io. Io vi consiglio di fare alcune prove, quindi un campioncino, per capire qual è l'uncinetto perfetto per la vostra lana e la vostra mano. Iniziamo con il colore del bordo del berretto. E cominciamo da un nodino iniziale, quindi facciamo un cappietto con sopra il filo che va verso il gomitolo, passiamo sotto il filo, lo portiamo fuori con l'uncinetto e tiriamo. E montiamo un numero di catenelle sufficiente ad ottenere l'altezza che volete per il bordo del berretto. Io per esempio lavorerò 8 catenelle. 1, 2, 3. Lavorate le catenelle, cominciamo a lavorare dalla seconda catenella dell'uncinetto e nel filetto dietro, quindi questo filetto che corre dietro le catenelle. E lavoriamo un punto bassissimo in ogni catenella, quindi nel mio caso 7 punti bassissimi. Cinque, sei e sette. E questa è la prima riga di lavorazione. Ed ora ripetiamo sempre la prossima riga. Una catenella, giriamo il lavoro e lavoriamo una riga di punti bassissimi prendendo solo la mezza catenella dietro del punto, quindi non tutto il punto, ma solo la mezza catenella dietro. E quando lavoriamo punti bassissimi non tiriamo mai troppo i punti, altrimenti il lavoro si arriccia. E questa è la seconda riga. In questo caso bisogna stare attenti ad avere sempre 7 punti nella riga. Se vi può aiutare potete mettere un segnapunti all'inizio e alla fine per identificare chiaramente il primo e l'ultimo punto del giro.
Un'altra cosa importante è quando giriamo il lavoro, adesso lavoriamo una catenella e giriamo il lavoro, lo giriamo sempre nello stesso verso, quindi se sono abituata a girare il lavoro in questo modo, giro il lavoro sempre in questo modo. Se invece sono abituata a girare il lavoro in questo modo, giro il lavoro sempre in questo modo. In questo tipo di lavorazione si crea un finto punto elastico a maglia e bisogna stare attenti a capire qual è la catenella. Potrebbe sembrare questa, in realtà le catenelle dei punti bassissimi che abbiamo appena lavorato sono leggermente ruotate sul dietro del lavoro, quindi ruotiamo il lavoro, le catenelle sono queste e la mezza catenella che devo prendere è questa qui dietro. E proseguiamo. E questo è il tipo di lavorazione che otteniamo, un finto punto elastico a maglia, ottimo per i bordi dei berretti. Continuiamo ripetendo questa riga per tutta la lunghezza che ci serve per creare la circonferenza del berretto. Io per esempio per il mio berretto ho lavorato 56 righe. Per contare le righe partiamo dal filo iniziale, quindi dove ci sono le catenelle, e possiamo contare a due contando ogni riga di questi punti che sembrano punti al dritto a ferri, quindi questa lavorazione simula un punto elastico a ferri in cui questa è la riga del dritto e questa è la riga del rovescio. Invece per noi questa è una riga di punti bassissimi e questa è un'altra riga di punti bassissimi. Quindi per contare le righe, se perdiamo il conto o se non lo teniamo, partiamo da dove c'è il filo e le contiamo a due. 2, 4, 6, 8 e così via. Io ne ho lavorate 56. Le 56 righe che ho lavorato con questa lana e questo uncinetto misurano, così appena lavorate, 36 cm. Però considerate che questa lavorazione è molto elastica e io ho lavorato 36 cm e ho una circonferenza della testa di 56 cm. Quindi per il vostro berretto o misurate la striscia sulla testa della persona a cui volete fare il berretto oppure fate una proporzione. Quindi per una testa di 56 cm ho lavorato una striscia di 36 cm. Qualunque sia il numero di righe che lavorate per il vostro berretto, il numero di righe dovrà essere pari e lavorata l'ultima riga che vi serve, lavoriamo una catenella, giriamo il lavoro e appaiamo l'inizio e la fine, quindi la prima riga e l'ultima, lasciando la prima riga davanti all'ultima. E uniamo le due parti con una riga di punto bassissimo, prendendo tutta la catenella iniziale, qui abbiamo le catenelle iniziali, quindi qui prendiamo tutto e nella parte dietro prendiamo solo la mezza catenella dietro della catenella e lavoriamo un punto bassissimo, tutta la catenella della parte davanti e solo la mezza catenella dietro del punto dietro e lavoriamo un punto bassissimo e così per tutti e sette i punti o per tutti i punti che avete lavorato per il vostro bordo. E sette, tutta la catenella davanti e solo la mezza catenella dietro del punto dietro. E in questo modo abbiamo unito le due parti. Ora lavoriamo una catenella e giriamo il lavoro sul dritto. E sul dritto vedete che l'unione è perfetta. Ed ora con lo stesso colore del bordo lavoriamo un giro di punti intorno qui per montare i punti che poi ci serviranno per fare il corpo del berretto. Lavoreremo questo giro di punti entrando in testa ad ogni riga in cui si sono formati questi punti che sembrano dritti a maglia. Quindi entrando, questa è una V, entrando al centro della V, lavoriamo un aumento, quindi due punti bassi nel primo punto. Saltiamo quelli che sono i rovesci, che sembrano i rovesci, ed entriamo nel prossimo dritto e qui lavoriamo un punto basso.
E questa è la ripetizione che ripetiamo. Nel prossimo punto, due punti bassi, uno, due, e nel successivo uno. In questo modo, quindi ignoriamo completamente le righe, quelle che sembrano di rovesci, e lavoriamo solo dentro a quelli che sembrano i dritti. Un aumento e un punto. E ripetiamo questa sequenza per tutto il giro. Lavoriamo questi punti un po' morbidi. Se vedete che avete una lavorazione molto stretta, potete usare un uncinetto di una mezza misura o di una misura in più rispetto a quella utilizzata per il bordo. Se alla fine del giro la sequenza non finisce giusta, come nel mio caso, che finisco con un aumento, finite con un aumento, non importa. Quindi nell'ultimo punto, nel mio caso, qui ho lavorato un punto, qui tocca un aumento e lavoro un aumento. E chiudiamo il giro lavorando un punto bassissimo sul primo punto basso lavorato. In questo modo abbiamo creato il giro su cui lavoreremo la finta maglia rasata ad uncinetto. Questa cosa funziona qualunque numero di righe abbiate lavorato, quindi non devono essere per forza 56 righe. Ed ora agganciamo il secondo colore. Prepariamo un nodino iniziale con il secondo colore e agganciamo lavorando una catenella. E tiriamo il filo del vecchio colore per farlo sparire. E partiamo col primo giro. Lavoriamo una catenella ed ora per lavorare la finta maglia rasata ad uncinetto quello che dobbiamo fare è entrare, invece che normalmente nel punto basso, entrare al centro della V, come abbiamo fatto qui. Quindi entriamo sempre al centro della V. Per questo è importante che i punti non siano lavorati troppo stretti e nei primi punti, se volete, possiamo già nascondere le codine. In alternativa le nascondiamo dopo con l'ago. E qui lavoriamo un punto basso, sempre tenendoli un po' morbidi. E lavoriamo un punto basso in ogni punto, entrando sempre al centro della V. Vediamo qui dove c'è il punto singolo, che lo vediamo meglio. C'è la V del punto basso e noi dobbiamo entrare qui in mezzo. Qui in mezzo, come vedete, c'è questo filo che è il nodino del punto basso, questa parte qui. Noi dobbiamo entrare con l'uncinetto. Vedrete, quando provate ad entrare, potete entrare da una parte, in questo modo, o dall'altra parte, in quest'altro modo. Noi dobbiamo entrare sempre dalla parte dell'uncinetto, quindi l'uncinetto è da questa parte, io devo entrare da questa parte, così, lasciando il nodino che c'è in mezzo dall'altra parte. E qui lavoriamo il punto basso. E anche qui, non di là, ma di qua. Vedete che il nodino è rimasto dall'altra parte? Io devo entrare nella metà dalla parte dell'uncinetto. In questo modo, in maniera che il nodino che c'è dietro, questo, resti da questa parte. E andiamo avanti così, un punto in ogni punto, come abbiamo imparato, per tutto il giro, mantenendo i punti sempre un po' morbidi. Vedrete che se puntate l'uncinetto particolarmente verticale, così, vedrete che poi verrà automatico entrare nella parte giusta del punto.
E quando abbiamo lavorato un po' di punti con all'interno la codina, possiamo tagliare il filo verde. Se vogliamo lavorare il berrettino di più colori, dovremo cambiare colore durante la lavorazione. Per cambiare colore facciamo così. Lavoriamo, per esempio, l'ultimo punto del blu, quindi porto fuori il filo e chiudo questo punto con il nuovo colore, quindi per me con il verde. In questo modo. E lavoro, per esempio, il prossimo punto con il verde. Quindi entriamo come abbiamo imparato. Prendiamo le codine sia del verde che del blu e le prendiamo nel punto. Io per esempio voglio lavorare un solo punto verde e quindi questo punto lo chiudo con il prossimo colore. Quindi per me il blu. Lavoro un punto con il blu, quindi devo cambiare colore di nuovo e chiudo il punto con il verde. Lavoro il prossimo punto con il verde e siccome devo di nuovo cambiare colore, riprendo il blu. Nel mio caso il cambio di colore finisce qui perché adesso continuo a lavorare con il blu finché non tornerò in questo punto in cui lavorerò di nuovo con il verde nel prossimo giro e quindi il filo verde lo lascio qui, non lo prendo nei punti ma lo lascio qui e lo riprenderò nel prossimo giro e proseguo il giro normalmente con il blu. Terminato il giro chiudiamo con un punto bassissimo sul primo punto basso lavorato del giro in questo modo. Ripetiamo questo giro per tutti i giri che ci servono per creare l'altezza del berretto. Io, per esempio, con questo spessore di lana lavorerò 11 giri in tutto. Ho deciso di creare questa decorazione facendo due righe verdi, ma ovviamente potremmo cambiare colore in mille altri modi. Avete visto come gestire i fili, quindi quando ci serve li nascondiamo attraverso i punti e quando, per esempio come in questo caso, non utilizzo il verde per tutto il giro fino a quando torno qui, non lo nascondo durante tutto il giro, lo tengo qui e me lo porto in posizione quando sarà il momento. Lavorati i giri che ci servono per creare l'altezza desiderata del berretto, iniziamo con i giri di diminuzioni. Nel primo giro di diminuzioni dobbiamo portare il numero di punti ad un multiplo di 6. Quindi nel mio caso, per esempio, ho 43 punti. Quindi il multiplo più vicino è 42. Quindi nel prossimo giro lavorerò solo una diminuzione. Voi contate quanti punti avete e vedete quante diminuzioni dovete fare per portarvi al prossimo multiplo di 6, quindi per esempio se avete 50 punti il multiplo più vicino è 48, fate due diminuzioni nel prossimo giro. Per quanto mi riguarda nel primo giro di diminuzioni quindi lavoro solo una diminuzione e la lavoro nell'ultimo punto del giro. Vediamo come lavorare la diminuzione. Per la diminuzione entro nel primo punto come abbiamo imparato e porto fuori il filo. Entro nel successivo punto e porto fuori il filo e chiudo tutto assieme. Questa è la diminuzione che lavoriamo in questo caso. E come sempre chiudiamo il giro con un punto bassissimo sul primo punto basso del giro. Una volta ottenuto un giro con un numero di punti multiplo di 6, iniziamo le diminuzioni da 6 punti per giro e vediamo come. Per esempio io ho 42 punti, 42 è 7 volte 6, quindi vuol dire che in una ripetizione avrò 7 punti. 2 mi servono per la diminuzione e quindi 7 meno 2 uguale 5 e la ripetizione che dovrò fare per tutto il giro è 5 punti, una diminuzione. Se per esempio voi avete 60 punti nel giro, 60 è 10 volte 6 e quindi la ripetizione sarà di 10 punti. 2 punti ci servono per la diminuzione, 10 meno 2, 8,
E quindi la ripetizione che lavorerete nel vostro primo giro di diminuzioni è 8 punti, una diminuzione. Io invece ho 42 punti nel giro, 7 volte 6, e quindi inizio con la ripetizione 5 punti, una diminuzione. Iniziamo sempre con una catenella, lavoriamo 5 punti, 1 e una diminuzione. E per la diminuzione, come abbiamo visto, entriamo nel primo punto e portiamo fuori il filo, entriamo nel secondo punto e portiamo fuori il filo e chiudiamo tutto assieme. E ripetiamo 5 punti, una diminuzione, 1 e una diminuzione. Ora per la diminuzione abbiamo un punto verde e un punto blu. Vediamo come fare. Innanzitutto questo punto lo chiudiamo con il verde. Perché cambiamo colore. E per la diminuzione lavoriamo nel punto verde con il filo verde. Così. E nel punto blu con il filo blu. Così. E chiudiamo il punto con il verde, perché ora torniamo a lavorare con il verde. In questo modo. Il prossimo punto lo lavoriamo con il verde e lo chiudiamo con il blu, come abbiamo imparato. E ripetiamo la sequenza 5 punti, una diminuzione per tutto il giro. Se nel giro precedente la ripetizione è 5 punti, una diminuzione, nel prossimo giro la ripetizione sarà 4 punti, una diminuzione. Quindi una catenella, 4 punti. Uno, 4 punti e una diminuzione. Per la diminuzione lavoriamo sempre allo stesso modo, quindi nel primo punto entriamo e portiamo fuori il filo e nel secondo punto, che è una diminuzione, entriamo sia attraverso la V del primo punto e sia attraverso la V del secondo punto, quindi passando in mezzo qui e dentro alla V del secondo punto della diminuzione, quindi entrando in tutti e due i punti e portiamo fuori il filo e chiudiamo il punto. In questo modo ci viene un bel disegno delle diminuzioni e proseguiamo per tutto il giro lavorando 4 punti, una diminuzione. Vediamo come fare la diminuzione quando abbiamo due colori diversi, quindi con il blu entriamo nel punto blu e portiamo fuori il filo. Poi prendiamo il filo verde ed entriamo nel punto, entrando come abbiamo visto, quindi nella V del primo punto e nella V del secondo punto. E portiamo fuori il filo. E in questo caso chiudiamo il punto con il verde, perché il prossimo punto sarà verde. In questo modo. E ricominciamo la sequenza, 4 punti, una diminuzione. E continuiamo con questa logica. Se nell'ultimo giro abbiamo lavorato 4 punti, una diminuzione, nel prossimo giro lavoriamo 3 punti, una diminuzione, nel successivo 2 punti, una diminuzione e nel successivo 1 punto, una diminuzione. E nell'ultimo giro lavoreremo 6 diminuzioni, quindi in ogni punto una diminuzione. Entriamo nel punto e portiamo fuori il filo ed entriamo nel punto della diminuzione e portiamo fuori il filo. Quindi al centro della V del primo punto di diminuzione e al centro della V del secondo punto. In questo caso è sufficiente entrare in questo modo. Non serve entrare al di qua del nodino, basta entrare anche nella seconda V. Portiamo fuori il filo e chiudiamo il punto. E lavoriamo 6 diminuzioni. Nel caso in cui la diminuzione sia mezza verde e mezza blu, portiamo fuori il filo verde dal punto verde e il filo blu dal punto blu. In
in questo modo e continuiamo lavorando le 6 diminuzioni che dobbiamo lavorare. Lavorate le 6 diminuzioni, chiudiamo il giro con un punto bassissimo sul primo punto basso del giro e tagliamo il filo un po' lungo. Tagliamo anche il filo del secondo colore. Infiliamo il filo di fine lavoro in un ago senza punta e chiudiamo. E questa volta per chiudere facciamo così. Entriamo nelle diminuzioni come se le stessimo lavorando. Quindi con l'ago entriamo al centro della prima V e al centro della seconda V. E riusciamo dal foro. E tiriamo. Entriamo nella prossima diminuzione entrando nella prima V e nella seconda V. Usciamo dal centro e tiriamo. E così per tutti e 6 i punti che abbiamo. In questo modo e tiriamo bene il filo. E se vogliamo possiamo ripassare per le catenelle, che sono questi punti che vedete qui un po' sporgenti. Da fuori verso il centro. E una volta passato per tutte le catenelle, tiriamo ulteriormente. In questo modo si chiude perfettamente il forellino. Portiamo il filo all'interno del lavoro. E passando attraverso i punti, saldiamo e nascondiamo il filo. E tagliamo. Allo stesso modo saldiamo e nascondiamo tutti gli altri fili. E questo è il risultato una volta che abbiamo nascosto tutti i fili. Ovviamente io sono partita dalla ripetizione 5 punti una diminuzione, ma avrete capito che se voi partite per esempio dalla ripetizione 8 punti una diminuzione, poi continuerete lavorando 7 punti una diminuzione, 6 punti una diminuzione, 5 punti una diminuzione e così via. E anche per oggi abbiamo terminato. Io spero tanto che questo progetto vi sia piaciuto, a me piace moltissimo perché finalmente abbiamo un berretto lavorato ad uncinetto ma bello fitto e direi che questo modo di lavorare il punto basso ci dà veramente la sensazione della maglia rasata. L'unico punto un po' diverso è la chiusura del giro in cui si vedono un po' i punti bassissimi, ma io direi che il lavoro è bellissimo. Io ho deciso di lavorare queste due righe in verde, ma sarebbe potuto essere tutto tinta unita, oppure a righe, oppure in qualunque altra maniera. Questo poi dipenderà dalla nostra fantasia. Però lo schema è uno schema semplicissimo, il punto abbiamo visto basta lavorarlo un po' largo e si lavora molto bene, e il risultato io lo trovo magnifico. Come sempre sapete che potete condividere con me le vostre foto, lo potete fare attraverso la mia pagina Facebook o in Instagram. Aspetto i vostri messaggi qui sotto il video. Se vi è piaciuto mettete un bel like e condividete e iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Ci vediamo nel prossimo tutorial e come sempre vi mando un grande abbraccio e un bacio. Ciao!